No, cioè, scusatemi, però queste sono proprio di quelle curiosità veramente, veramente strane. Proprio di quelle che vi lasciano col fiato sul collo, quelle che vi lasciano così. Oggi vi parlo di 8 furti impossibili. Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questa nuova puntata di Frank Curiosity. E come avete intuito e come avete ascoltato dalle mie parole precedenti, oggi parleremo di 8 furti impossibili. Prima di cominciare però vi ricordo di sostenere la serie lasciando almeno 150 mi piace, o naturalmente anche di più, non è che voi potete fermare così. Vi ricordo però di passare in descrizione dove trovate la playlist ufficiale per poter vedere tutte le altre puntate di Frank Curiosity. Ma cominciamo. A quanto pare a luglio del 2008 in Giamaica sono scomparsi ben 50 camion di sabbia, una spiaggia gigantesca. Tutta questa sabbia bianca è scomparsa e la polizia non è ancora riuscita a trovarla e molto probabilmente si deve alla causa al fatto che questa sabbia sia stata utilizzata per la costruzione di case, che è spesso il movente principale per rubare la sabbia. Però se ci pensate, 400 metri di sabbia bianca rubata così siete proprio grandi, eh? Cioè, ma proprio un team perfetto, altro che GTA. Naturalmente la più classica è stato rubato 1 miliardo di dollari da Saddam Hussein, che a quanto pare li aveva rubati dalla banca irachena centrale poco prima che gli USA attaccassero il basement e tutto il resto. Ma quello che non sapete è che un sergente appunto iracheno prese, diciamo così, era riuscito a trattenersi ben 650 milioni di dollari, pezzi da 100, quindi 650 milioni di dollari, tutti in pezzi da 100 dollari, sono stati rinvenuti all'interno di uno dei palazzi che deteneva Saddam Hussein. Quindi alla faccia, no? Cioè, pochi soldi. Nel 2004 alcuni pirati, probabilmente somali, hanno rubato una intera petroliera carica di petrolio e a quanto pare sono riusciti a rubarla e anche questa non si è più riuscita a ritrovare. Cioè, questi mentre scappano così in mezzo al mare, nessuno li ritrova. E per quanto possa sembrare strano, questi furti sono molto molto frequenti o perlomeno capitano con una certa ripetitività. E ciò che non sapete è che addirittura una volta è stata rubata una petroliera e per non farla riconoscere alle autorità è stata dipinta di un altro colore. Una vecchia chiesa di 200 anni è stata rubata in Russia. Più che altro sono stati cittadini che mattone su mattone li hanno presi e li hanno utilizzati per rivendere ad altre società che sfruttano questi tipi di mattoni come materiale da costruzione. E non c'è da stupirsi perché addirittura la stessa, diciamo così, comparto, lo stesso comparto religioso viveva in quella cittadina, non se n'era accorto perché la chiesa era in disuso, era talmente vecchia che nessuno se n'era accorto. Però, a quanto pare, dopo un po' se ne sono accorti e di certo non credo ci siano rimasti bene. Ma ciò che non sapete è che queste chiese, quindi tutte queste chiese molto vecchie, vengono rubate con molta frequenza perché appunto i loro mattoni valgono talmente tanto che possono essere riutilizzati per la costruzione di altre infrastrutture. E questo non è, diciamo, più che un furto, è proprio una sfiga incredibile. Perché a quanto pare nel 1987 è stato rubato un piccolo aggeggino radioattivo, precisamente un apparecchio per la radioterapia. Questo aggeggio è stato rubato da un ospedale abbandonato in Brasile, ma il problema qual è? È che ha talmente girato i suoi ben 4 per esattezza, che sti 4 sono morti. 249 persone sono state contaminate e altre migliaia si sono dovute sottoporre a degli esami per controllare il proprio tasso radioattivo. Nel 2003 un Boeing 727 è stato rubato nell'aeroporto dell'Angola. Non si sa com'è possibile, ma questo aereo preso ha fatto il rullaggio da solo in pista. Naturalmente il controllo radio, insomma la torre di controllo se n'era resa conto, ma questo nel frattempo comunque non è che lo può fermare. Ha preso il volato e si è diretto verso l'Oceano Atlantico, dove è scomparso. E molte comunque sia autorità sospettano che ormai l'aereo sia stato non solo già venduto, ma alla modica cifra di 1 milione di dollari. Nel 1978 venne rubato il cadavere di Charlie Chaplin e venne chiesto un riscatto alla vedova di ben 400.000 dollari. La vedova non accettò perché pensò e soprattutto disse che persino per Charlie sarebbe sembrato ridicolo. E poi il corpo venne ritrovato 11 giorni dopo. Ma a quanto pare il furto di cadaveri non è una cosa, diciamo così, sporadica, ma è stato fatto molte volte a molti personaggi famosi. Tant'è uno dei più recenti, che se lo ricorda, anche Mike Buongiorno, che venne trafugata la sua sama, poi venne ritrovata, se non vado errato. Però insomma, queste cose sono un po' brutte, eh? Cioè, ma persone perfide siete. Questo non è tipo rubare la spiaggia o un Boeing, questo è rubare un corpo. Ma naturalmente l'ultima posizione se la doveva giudicare un furto da top, proprio un top furto. Non soldi, non spiagge, non un aereo, neanche una chiesa. Ponte da 200 tonnellate. E a quanto pare nel 2007 è stato rubato un ponte da ben 200 tonnellate. Si trova a Khabarovsk, nella Russia orientale. Naturalmente i posti li devo leggere perché sono sti nomi impossibili.
quanto pare è scomparso durante la notte. Cioè la mattina c'era, la notte puff è scomparso. Perché il ponte era l'unica strada che permetteva di collegare a un stabilimento di riscaldamento locale. A quanto pare i ponti non sono proprio così cose rare, perché a quanto pare sempre nel nord Europa sono avvenute molte volte questi furti di ponti, ecco. Ma io mi chiedo, un ponte come cavolo fai a rubarlo? Cioè ti devi mettere alla notte, devi staccare pezzo per pezzo e la gente ci passa. Cioè, comunque sì ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata di Frank Curiosity, che spero vi sia piaciuta. Fatemi sapere con un commento qua sotto se questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace. E vi ricordo che Frank Curiosity, oltre ad essere la serie che vi incuriosisce, è la serie che c'è ogni venerdì alle 13:30. Ma tranquilli, perché se non siete iscritti è meglio iscrivervi per non perdervi appunto tutti i prossimi video. E noi ci vediamo domani, come sempre, dritto per dritto.